insieme ad Egidio Lovito, al collega Egidio Lovito. Buongiorno, Martino, e buongiorno ai radioascoltatori di Radio DGS. Un bel ritorno dopo lo scorso anno, quindi alcuni mesi di pausa certo, tra virgolette, perché poi lavoriamo per approntare al meglio le stagioni, gli eventi culturali che stanno per iniziare. E infatti quest'anno si, oltre alla consueta Praia Mare inizierai da due appuntamenti, Lauria e Maratea. Sì, allora partiamo il prossimo fine settimana, avremo un bel fine settimana. Luciano Garofano, che è noto ospite fisso, specialista di Quarto Grado, la trasmissione di inchiesta giornalistica di Cronaca Nera e Cronaca Giudiziaria diretta dall'amico Gianluigi Nuzzi, sarà in un doppio appuntamento qui nel Golfo di Policastro. Sabato 6 sarà ospite, appunto, da me organizzato all'interno di una bella rassegna culturale che l'assessorato alla cultura del comune di Lauria ha inteso organizzare quest'anno. È un maggio-giugno dei libri. Grazie all'amica, alla caparbia e testa dura amica Lucia Carlomagno, che ha inteso organizzare anche per quest'anno il maggio dei libri. E in questo appuntamento avremo Luciano Garofano con il suo ultimo libro, La falsa giustizia, la genesi e gli errori giudiziari e come prevenirli. Quindi uno spaccato, ecco, molto forte di una tematica che sta interessando tantissimo, soprattutto in questo periodo. Soprattutto in questo periodo, perché, come dire, siamo tutti sottoposti alla scure, alla giustizia, dalla semplice multa per divieto di sosta, per dire, che è un reato gravemente di natura amministrativa, ai ben più gravi reati penali, quindi quelli con un reato con una costruzione giuridica molto profonda. Tutti noi potremmo essere sottoposti a un procedimento prima, eventualmente un processo dopo. Luciano Garofano è un amico di questa zona, è stato a Praia, lo ricordiamo, nel 2017, torna su mio invito in questo doppio appuntamento culturale. Quindi sabato 6 luglio saremo a Maratea, nell'ambito di questa bella rassegna giovane, questo maggio dei libri, questo maggio e giugno culturale a Lauria, e poi domenica 7 nello splendido scenario della Iumara, le terrazze del gusto, sul porto di Maratea, bisseremo la serata con un'altra presentazione. Lì poi anche c'è un appuntamento conviviale, una cena buffet, quindi c'è un appuntamento, diciamo, di contorno a questa interessante manifestazione. Inutile ricordare che Luciano Garofano è generale di brigata in congedo, è stato per anni il comandante, autorevole comandante, del RIS di Parma, il reparto investigativo scientifico dei Carabinieri di Parma. Abbiamo avuto modo anche di intervistarlo. Di intervistarlo, sì, infatti, certo. in questa sede, esattamente nell'agosto del 2017, a fine agosto. È stato autore di inchieste, quindi di investigazioni di altissimo profilo, dalla strage di Capaci, il quale giovanissimo appunto si occupò, fino al caso di Cogne, il caso di Garlasco, insomma tutti, fino al caso di Roberta Lanzino, affrontato però soltanto nella fase dell'appello a Catanzaro, in corte d'assise d'appello, quando ormai i reperti, quasi che i giochi erano stati fatti chiaramente. Si tratta purtroppo di un delitto che quest'anno compie ben 31 anni e ancora non si sa chi abbia materialmente ucciso la povera Roberta Lanzino. Parlando di questo fatto proprio qui in piazza un paio d'anni fa con Luciano, il suo diciamo, rammarico era quello di essersi occupato di questa vicenda quando ormai le prove si erano volatilizzate. Le tecniche investigative di oggi riportate all'88 avrebbero permesso certamente una soluzione diversa. Le prove si sono poi consumate nel tempo e quindi poco è stato possibile fare, però, come dire, la sua mano scientifica è stata ben posta su questo caso calabrese. Quindi iniziamo con questi due appuntamenti, prima di poi iniziare con la tredicesima edizione di Praia Mare con grande orgoglio. Tu, beh, tredicesima edizione, sì, è un bel traguardo, inizia a essere una delle più longeve realtà culturali calabresi. Credo che sia forse l'unica realtà culturale che mantiene a livello con respiro nazionale, e Praia di questo deve andare, credo, abbastanza orgoglioso. Forse non tutti i paesi lo sanno, ma qui da 13 anni arrivano le firme più belle dello scenario, il panorama giornalistico, storico, filosofico, culturale, economico, ampio, nazionale. E inizieremo il 19 luglio con la serata inaugurale. Non svelo i due ospiti,
Dico soltanto che quella sera faremo un simpatico derby calcistico tra la Juventus e l'Inter. Ah, nel senso allora, che avremo due calciatori che hanno Piazza Italia si renderà calcisticamente attiva. Avremo due calciatori, dei quali uno è autore, porterà un libro, il suo libro, il suo primo libro, con un simpatico derby. Sono stati entrambi calciatori vincenti. Il primo ha vinto tantissimo. Il secondo pure ha avuto dei suoi bei successi. Il primo autore, il primo calciatore che è anche autore del libro, ha deciso di devolvere parte dell'incasso di questo libro a un'istituzione importante del Piemonte, ovvero un centro che cura, un centro di oncologia pediatrica, quindi qualcosa di veramente grave, di qualcosa di veramente appunto forte, e buona parte dell'incasso, una parte dell'incasso verrà devoluta in beneficenza a questa istituzione. L'altro è un amico del primo autore, calciatore, lo accompagno in questo giro calabrese, sono in vacanza appunto in questa zona, e quindi una sera verranno a omaggiarci con la loro presenza. Non svelo, senti, poi mi però soltanto una curiosità, dimmi, tu da buon Juventino te lo sei portato Juventino. Vabbè, certo, uno è chiaramente è un derby Juventino, quindi uno è uno Juventino famoso che ha vinto tantissimo negli anni 80, è stato il primo calciatore italiano in Europa a vincere tutti i trofei della UEFA, quindi il famoso triplete di cui tanto si parla oggi. L'altro è un calciatore che invece più la seconda parte degli anni 80, la parte finale dei primissimi anni 90, ha vinto qualcosa anche di importante in Italia. Non lo svelo, abbiamo dato parecchi indizi, no? Come dire, lo Juventino vero, l'interista appunto vero, avranno da che divertirsi, perché sono due calciatori che hanno anche poi il secondo anche ha giocato in nazionale, quindi come dire, hanno avuto squadre di grande impatto mediatico, hanno avuto allenatori di grandissimo impatto mediatico, addirittura hanno avuto lo stesso allenatore in due momenti diversi della carriera. Vabbè, mi riferisco a Giovanni Trapattoni, che è stato un grande della Juventus e anche un grande dell'Inter nei due momenti in cui ha vestito le diverse appunto casacche. Ripeto, la cosa più bella, la cosa più importante mediaticamente parlando, giornalisticamente parlando, è che questa serata rientra in un circuito che è l'autore, calciatore, il primo, di cui dice il più grande di età, mettiamo così, dedicherà a questa campagna di sensibilizzazione, di supporto economico all'istituto Candiolo del Piemonte, di Torino, in provincia di Torino, che da anni si occupa di oncologia e anche, soprattutto e purtroppo, o meglio per fortuna, di oncologia pediatrica, sotto la direzione di donna Allegra Caracciolo di Castagneto Agnelli, ovvero la moglie vedova di Umberto Agnelli, quindi la madre di Andrea Agnelli, il presidente della Juventus. Quindi avremo questa bellissima opportunità anche di entrare tra i sostenitori, gli sponsor economici, per quello che sarà possibile. Ecco perché io invito tutti gli sportivi, i tifosi della Juve e dell'Inter in primis, ma gli sportivi in genere, ad intervenire quella sera, perché c'è una causa assolutamente di grande onore, di grande prestigio, aiutare questi bambini, queste persone con grande affetti, queste malattie purtroppo molto infatti, gravi, serie. Non guardano in faccia a nessuno, purtroppo. Ma assolutamente. Ecco, per quanto riguarda i poi nomi che possiamo dire, proseguiremo, previsco un pochino, sai, no, perché sono gli ultimi giorni, gli ultimi tocchi. Ti dico subito che la rassegna avrà un 6-8 date, sì. Quindi partiremo, detto, il 19 luglio, finiremo a fine agosto. Avremo un appuntamento ogni 5-6 giorni più o meno, quasi finora da programma siamo tutti nei fine settimana, quindi venerdì, sabato, domenica. Sono tutti quanti nomi che hanno un ampio ventaglio, un'ampia letteratura, nel senso che hanno scritto tantissimo nei rispettivi campi di riferimento. E tornerò qui sicuramente con il programma definitivo. Quello che interessa è che questa emittente riesca a propagare nell'etere e nel video. È semplicemente questo, che come tu giustamente hai sottolineato, perché poi con te abbiamo fatto tantissime interviste in questi anni, dall'anno della nascita della rassegna, era il 2007, questa rassegna si è ormai inserita in un circuito nazionale di altissimo livello, perché gli autori che sono venuti a Praia Mare in questi anni sono gli stessi autori che calcano le pedane ben più autorevoli e ben più ricche, e dico tutto, di Cortina d'Ampezzo, piuttosto di Positano, di Capri, piuttosto che di Polignano a Mare, di Taormina piuttosto che della Versiliana, della Milanesiana piuttosto che di Ischia, i grandi palcoscenici culturali e turistici estivi
sono quelli e tantissimi altri. E Praia si è inserita da 13 anni a questa parte. Considero un dato grandi sforzi, con grandi sforzi, con grandi sforzi. Anche ricevendo a volte delle immeritate critiche. Ma tu, sai, ho capito a cosa tu ti riferisci, ma come dire, la verità è che prima questa rassegna non c'era e oggi c'è. La verità è che noi siamo qui in prima fila a fare qualcosa di buono per Praia a Mare. E quelli che criticano stanno davanti a Facebook, davanti a un computer, non più di tanto, perché come dire, ognuno poi è padrone di se stesso, certo. È homo faber, e se io che apprezzo il lavoro di Martino Ciano, che da anni si occupa di giornalismo locale e quindi cultura mediatica locale, so che lo fa non soltanto per un fatto personale di soddisfazione e di professione, ma anche per, come dire, promozionare per quanto sia possibile il nostro territorio. Certo. Le critiche ci possono anche stare, ma poi devono essere, come dire, controbattute, costruttive. Il resto lasciamo, come dire, sono parole al vento, noi andiamo avanti. Giusto. Stavo dicendo, la cosa bella è che questa rassegna fino al 2006 a Praia Mare non c'era, dal 2007 ad oggi c'è, ha un grande successo di pubblico, abbiamo avuto serate con 1000 persone, ti faccio i nomi più importanti, sono quelli più seguiti in quelle serate, Nicola Gratteri 2 volte, Gian Piero Mughini, Giuseppe Ayala, Clementina Forleo, Luigi De Magistris, Luciano De Crescenzo, ma per dirti abbiamo avuto oltre 100 nomi più importanti della cultura nazionale che prima forse anche ignoravano l'esistenza di Praia Mare. Oggi l'hanno conosciuta, molti ci ritornano a distanza di qualche anno, quest'anno infatti avrò autori che nell'arco di questi 13 anni sono venuti almeno una volta a Praia, quindi ritornano, sono rimasti incantati perché alcuni ospitati tra le possenti mura della torre della Rocca di Fiuzzi, dei Cosentini d'Aieta, sono rimasti affascinati dalla bellezza dello scenario che si gode da quel maniero federiciano. Quindi, come dire, allora sarebbe meglio che i meridionali, calabresi e alcuni praiesi smettessero di stare semplicemente a criticare ciò che il prossimo appunto fa, perché nessuno credo fa parte della scuola di Francoforte che ha questa critica sociologica molto forte, si mettessero appunto in gioco, ognuno per le proprie competenze. Assolutamente, Praia ha bisogno, tutto il circondario, ma chiaramente teniamo e tifiamo soprattutto per la nostra Praia, però ha bisogno di persone di buona volontà che si inventino un contenitore culturale, un contenitore sportivo, un contenitore di vario genere e che sia, come dire, faccia riferimento, possa essere un valore aggiunto a quel poco, quel tanto, quel qualcosa che comunque c'è che e Praia che andrebbe tutelato. Assolutamente, appunto, sì, assolutamente sì. Bene, Egidio, noi siamo in chiusura. Voglio comunque lasciare a te l'ultimo, le conclusioni. Sì, soprattutto ricordiamo appunto per gli amici di Maratea e di Lauria i due prossimi appuntamenti. Quindi sabato 6 luglio dalle 21:30 a Lauria e domenica 7 luglio, quindi in largo plebiscito, nella piazza centrale di Lauria Superiore. E domenica 7 luglio dalle 21 presso le terrazze Iumara del porto di Maratea dalle 21 con l'ultimo libro di Luciano Garofano, che è l'ex comandante di RIS di Parma, generale di brigata dei carabinieri, presenza fissa di quarto grado, il programma di Rete 4. Quarto grado ha avuto una presenza fortissima a Praia, considera che noi abbiamo avuto già Luigi Nuzzi, abbiamo avuto Luciano Garofano, abbiamo avuto Francesca Carollo, abbiamo avuto Carmelo Abate. E quindi ben 4 prestigiosi esponenti, personalità di questo programma hanno fatto tappa a Praia Mare. E ripeto ancora una volta il messaggio più bello, quasi tutti i nomi che passano per le più belle località turistiche e culturali d'Italia, l'ho detto prima, Cortina d'Ampezzo su tutti, e Cortina in questi giorni è al centro del dibattito, bello per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026, gli stessi che vanno a Cortina d'Ampezzo vengono a Praia Mare. Credo che sia il successo più bello, al di là poi se in piazza abbiamo 1000 persone o soltanto 200, il successo è la presenza nazionale e quindi il lancio nazionale di Praia Mare in una cornice culturale molto forte. Io in questo ti ringrazio anche per la tua vicinanza da sempre a questa manifestazione. Poi ci sentiremo per il programma definitivo. Anzi, speriamo anche qualcuno di portarlo qui assolutamente, in radio o telefonicamente o in carne ed osso. Assolutamente. Grazie Egidio. Grazie a voi.